Ecco, lei ha visto questa ragazza. Com'è questa, com'era questa ragazza? Ma era una ragazzetta carina. L'unica cosa che mi ha detto che aveva 28 anni, invece poi ho scoperto che ne ha 24 dai giornali. Mi ha detto che gli era morta la mamma, ma invece non è vero da quello che abbiamo appreso. Però era simpatica, era carina. Di cosa avete parlato? Ma niente, che lei gli piace Fabrizio, che Fabrizio... che andavano d'accordo. Era cambiato ultimamente Fabrizio? No, sempre stato così, un tipo normale. Poi c'erano quelle cose di portarsi, ciò che abbiamo tutti. Che facevamo, stavamo nello stesso posto di lavoro, perciò. Secondo lei è possibile che Fabrizio non le abbia detto niente del fatto che lei era sposata e che poteva venire da una famiglia pericolosa per proteggere voi? No, non penso. Ma non si protegge così. Se è una famiglia pericolosa ti avverte. Guarda che c'ho una ragazza che appartiene a me, ma poi qua ci conosciamo tutti. Se succedeva una cosa di queste, si andava ai ripari prima, no? Certo. Secondo lei dove devono cercare Fabrizio? Se lo sapevo, ci andavo io, no? A prenderlo, non era un problema. Non sappiamo niente. Ci sono tanti posti che gli inquirenti, i carabinieri, la polizia stanno setacciando tutti i posti. Sono in campo pure loro, stanno facendo il loro lavoro, anzi, hanno messo un sacco di forze dell'ordine proprio a risolvere questo caso, ma ancora non si sa niente, sono venuti i cani, sono venuti gli elicotteri, però non si sa niente. Ma quindi secondo lei la ragazza non aveva detto a Fabrizio che era sposata, secondo lei che sensazione ha lei? Io non posso dire niente perché non so niente, però può darsi pure che lo sapeva, non vuol dire che uno non si può innamorare anche se è sposata. Ne capita tutti i giorni, penso, che una donna non gli piace il marito o magari è stata sposata per forza, come si usa in certi posti. Magari Fabrizio aveva trovato un ragazzo, che mio figlio era un ragazzo, non dico bello, ma era molto bello. Piaceva alle ragazze, perché era un bel ragazzo, era alto, era allegro, era disponibile, era affabile, era tutto. E si vede pure dagli amici che c'ha. C'è un via vai di amici, un via vai di gente che piange per lui. Se lei dovesse fare un appello a qualcuno, che appello farebbe? L'appello lo sto dicendo a tutti, quello di darcelo, che ritorni a casa, vivo, morto, come è, almeno abbiamo qualcosa per cui andare a piangere, se è morto. Se è vivo, che lo vogliono, se è vivo, che ce lo riportano a casa, no? Poi quello che deve fare la legge la fa, non mi interessa niente, non sono un tipo che ho idee vendicative o fare qualcosa di male. Io voglio solo che mio figlio torni a casa e basta. Qualcuno della famiglia della ragazza si è fatta viva? Qualcuno della famiglia della ragazza si è fatto vivo con lei? No, nessuno. Nessuna? Niente, nessuna notizia. Nessuna telefonata? Niente. No. E lei ha ricevuto segnalazioni di qualcuno che ha visto qualcosa per caso? Niente. Può dirmi lei, io non ho avuto nessuna. Io non ho avuto nessuna segnalazione. Nessuno mi ha fatto sapere niente, né in forma anonima né niente. Non ho ricevuto niente. Siamo qua che aspettiamo da 12 giorni che proprio non ce la facciamo più. Perché poi il cervello resiste fino a un certo punto. Ad andare in tilt, no? Secondo lei Fabrizio ha parlato con qualche amico, con qualcuno, si è confidato? Questo non lo so, ma gli amici che vengono dicono sì, aveva una ragazza, ma non parlava specificamente. Poi, non so, c'è tanti amici, non lo so. Ma se l'amico sapeva qualcosa mi diceva pure a me. E gli amici di Fabrizio sono pure amici miei, perché ci conosciamo tutti. Siamo in confidenza, mangiamo insieme ogni tanto, ma siamo in buoni rapporti con tutti.
quindi qualcuno può sapere qualcosa, secondo lei? Questo è senza dubbio, qualcuno sa, che penso che per, se hanno fatto qualcosa non era uno solo, erano in tanti, che uno solo non riusciva a fare quello che ha fatto. Sicuramente erano in tanti, 4, 5, questo non lo so, 3, 2, no, ma poi se gli punto un'arma qualcosa è facile pure, ma uno non era sicuramente. Perché dice che uno non era? E perché già da come parla la ragazza ai giornali, come dicono, c'era il figlio, c'erano anche gli inquirenti dicono che c'era, perché il figlio è al carcere, no? Un figlio sì. Non attacca la carcere con il figlio, sicuramente. Io dico le mie supposizioni, non sono certo. Sicuro. Però penso questo, solo non era di sicuro. Ecco, lei da padre che sensazione ha? Cos'è successo secondo lei? Boh, penso sicuramente che ci sia stata qualche... O l'hanno preso per chiarire qualcosa e poi è degenerata la situazione. E se no è ancora peggio. Penso che sia stata una cosa... Volevano dargli una lezione, volevano dirgli di non andare, forse lo volevano riempire di botte. Poi magari mio figlio ha reagito e speriamo di no, ma è successo qualcosa di irreparabile. Quindi secondo lei, lei ha ancora speranza oppure pensa che non ci sia più niente da fare? Io non ho speranza, non ce l'ho dalla prima sera. Però uno pensa al male, per può darsi che arriva qualcosa di buono. Magari arriva la notizia che Fabrizio è viva. Sarebbe troppo bello. Ma la mia sensazione è che Fabrizio non verrà più. Però l'importante è che almeno ritorni. Cioè che dove andare? E noi gli facciamo quello che dobbiamo fare e andiamo a piangere al cimitero dove c'è sua madre. Vediamo, la vita ti dà queste sorprese, poi è dura, la vita è dura, ogni famiglia ha le sue tragedie, ma la mia veramente si sta accadendo proprio me, perché prima è morta mia moglie, poi sono stato operato io pure, un tumore, ora mio figlio, ma questa è la più brutta, certo. Questa non è nel conto. Non pensavamo che succedesse una cosa di questo. Purtroppo, nella vita non sai mai quello che accade. Oggi stai bene, domani senti che è successo questo. E quando accade nella tua famiglia, allora capisci che vuol dire. Poi gli altri fanno tutti, ah, sai, io qua, io là, io lì, ognuno fa la sua... ha la sua idea, sono tutti investigatori, sono tutti sanno, ognuno dice, è normale. Ma il dolore lo prova chi veramente gli voleva bene. Va bene, ok. Quanto dura?